mai litigato con qualcuno o avresti voluto farlo, metti mi piace sotto questo video ed iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Devi farlo? Ciao a tutti, io sono Luisa e benvenuti in un nuovo video. Oggi dovrò essere non carica ma di più, perché dovrò andare a fare una cosa molto molto difficile. O forse no, dipende dai giorni. Ovvero tratterò malissimo Vale per tutto il tempo e aspetterò una sua reazione, sperando che insomma abbia una reazione simpatica. Per fare questo video veramente dovrò essere zen, dato che in questo periodo veramente io lo sto amando. Cioè è troppo troppo dolce, fa un sacco di cose super carine, cucina sempre per me. E quindi sarà veramente difficile riuscire ad essere seria, ma mi dovrò mettere d'impegno. Quindi ricordatevi di lasciare un bel mi piace sotto questo video per il mio sforzo ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Adesso vado a chiamare Vale, a parlare con lui e inventare ovviamente una scusa per iniziare un video con lui. Quindi penso che faremo un preferiresti o giù di lì, non lo so, adesso ci penso un po' e poi gli parlo. Ma comunque c'è un lato positivo a tutto ciò, perché ovviamente dopo averlo trattato male per un intero video dovrò farmi perdonare. E quindi ho già in mente una grandissima sorpresa da fargli, che gli farò dopo che gli avrò spiegato tutto eccetera eccetera. Probabilmente la posterò sul mio profilo Instagram, anzi sicuramente. Quindi se non l'avete ancora fatto, correte a seguirmi, questo è il mio nome. Appena finisce questo video andate a vedere nelle mie stories il regalo che ho fatto per Valerio. Ci tengo, fatemi sapere poi cosa ne pensate. Ci siamo posizionate, adesso iniziamo con la prima domanda. Preferiresti passare un giorno intero con me oppure un giorno intero con la ragazza più bella del mondo? Ma le domande non dovevo rispondere entrambe, perché questo è solo per me? Così perché? Beh vabbè, ovviamente con Luisa. Quindi con Luisa. Cosa vorresti dire? Che io non sono la ragazza più bella del mondo? No, questo intendevo. Cioè alla fine è la stessa cosa. Quindi a questo punto passata con Luisa. No, e lei è la più bella, no, del mondo. Non funziona così. Come se funziona? Io sono la ragazza più bella del mondo, tu scegli passare un giorno con la ragazza più bella. Allora passare un giorno con la ragazza più bella del mondo, quindi con Luisa, che è la stessa cosa, è la prima risposta che vi ho dato, quindi sono entrambe la stessa cosa. No, perché tu ormai hai detto Luisa, quindi tu non mi reputi la ragazza più bella del mondo, ma mi reputi la più bella dell'universo. Ma cosa vuoi dire? Cioè adesso ti vuoi apparare la situazione, ormai quello che hai detto l'hai detto, cioè... Ma che stai dicendo? È la più bella della galassia, di tutti gli universi esistenti, e anche paralleli, ok? Non fai ridere, nessuno sta ridendo. A me faceva ridere. Nessuno sta ridendo, quindi siamo solo in camera. Chi no, il Wither sa anche il nostro video per non far ridere. Comunque andiamo avanti. Preferiresti essere la persona più felice del mondo oppure quella più fortunata? Questo è difficile. Allora, io direi, però devi rispondere anche tu, non è giusto. Io vorrei essere la persona più fortunata. Anche io la più fortunata, anche se già lo sono, ho conosciuto Luisa. Io invece non lo sono, perché non ho ancora conosciuto una come me, ho conosciuto solo te, quindi purtroppo mi devo accontentare fino ad ora. Ogni tanto bisogna accontentarsi nella vita, no? Io mi accontento tantissimo considerando... Fin troppo. Chi ho conosciuto. Chi hai conosciuto? A te. Ma poi la più fortunata... Valerio, mamma mia, adesso mi dovrò lavare. Sei sporchissimo, lo sanno sporchissimo, tutti. Sporchissimo? Lo sanno tutti, adesso mi dovrò lavare la faccia. Tutti. Vai, vai avanti con le domande. Addirittura. Preferiresti essere me per 24 ore, quindi per 24 ore diventi Luisa, oppure essere Billy per 24 ore, che per chi non lo conoscesse è il nostro cagnolino. Ma lo sai, è difficile come nome. Come è difficile? Nel senso, cioè, forse sarebbe bello solo per 24 ore, non per tutta la vita, essere Billy per vedere come essere tipo un cane, poter correre velocissimo, questa cosa qua. Cioè, quindi tu preferiresti essere Billy piuttosto che non essere me? No, per 24 ore, giusto per stupido, cioè, io dire che tu sei una persona intelligente, scaltra, ragionevole, ma... Secondo me il mio ragionamento ci sta. Tu cosa preferisci, essere mio Billy? No, te mai, perché non hai allora, un neurone, non ti è rimasto un neurone nel cervello. Forse mezzo, sì, dai. Preferiresti mangiare solo pesce crudo per tutta la tua vita oppure solo carne cruda per tutta la tua vita? Rispondo io per prima, è che Vale non cucina, non sa cucinare. Non cucina mai, cioè ogni volta dobbiamo... Ma non è mai vero! E raga, quindi lui cucina soltanto quando lo fa, ovviamente, carne cruda, pesce crudo, quindi lui... In realtà è proprio la sua cucina ordinaria, perché non lo sa fare, quindi brucia tutto, oppure fa tutto scotto, crudo, eccetera, eccetera. Quindi per lui raga, sarebbe... No raga, non è vero, qua da puntualizzare molte molte cose. Allora, in primis, ok, la pizza mangiamo spessissimo, perché è troppo buona, non perché non sa cucinare. No, perché non sa cucinare. Si vanti tanto di essere grande chef, cioè su Instagram per esempio posta tutti quanti i suoi piatti, le sue ricette, ma mi piace. Raga, non è vero, cucino sempre io, non è niente finito. Quelle ricette le cucino io e poi dopo tu le riposti su Instagram. Sì.
Mai capitata questa cosa? Sì, sempre. Quando? Tutto quello che cucina. Io ti lo posti su Instagram come tuo. Ok, raga, adesso vi devo spiegare veramente la situazione. No, ma Luisa non sa cucinare, quindi cucino io sempre. Vai, andiamo avanti. Comunque io non ho risposto. Andiamo avanti. Non mi interessa nessuno. Ah, Valerio, ma sei scemo? Non sei serio? Oh, era per divertirsi. Ma non fa ridere, sì. Mi picchi, cioè. Sono tutti aperto così. Vabbè, a me non fa ridere. Te lo ridò? No, dai, basta, c'è il video. Preferiresti vivere senza di me oppure senza una parte del tuo corpo? Senza una parte del corpo, se posso scegliere quale. E quale ti... Non so, per dire senza testa, no? Però per dire senza il mignolo, allora dai, sicuramente. No, male. Senza mano. Senza mano? Sì. La destra. La destra? Complicato. Facciamo senza... Ma è complicato! Facciamo senza di te, ok? Stai scherzando? Sì, era ovvio, stavo scherzando, vai. Pure entrambi, se non mi vorrebbero tagliarmi, basta, non mi levano a te. Vale, però non far ridere, che ogni volta devi fare la parte di quello che è il Superman, che si toglie le mani, si taglia e tutto, cioè non far ridere nessuno. Niente. Ma non voglio far ridere, è la verità. Ho capito, stiamo registrando un video, fallo divertente, non che ti tagli le mani così, perché a nessuno fa ridere, sappiamo tutti che non è vero. Sì, che è vero, però. Veramente... Evita di farli incoerente. Ma non sono incoerente, stavo scherzando, davvero preferirei... Vabbè, vai, da lui, però non ti arrabbiare per ogni cosa, il video andiamo lui. Avanti, andiamo avanti, però prometto che ti calmi per le prossime, io cercherò di ragionarci un po' meglio alle risposte, però non ti arrabbiare. Ma perché? Ma che ho fatto? Sei arrabbiata con me? No, ma per le mie risposte. Preferiresti per le mie risposte, preferiresti vincere 1 milione di euro oppure fidanzarti con Crash? Fidanzarmi con Crash? Chi è Crash? Billy. Ma vedi che sei stupido, che vuol dire Billy? Per far ridere. Sei ragionabile. E tu, Lisa, tu preferiresti fidanzarti al Crash o 1 milione di euro? Vincere 1 milione di euro. E che ci faresti a questo milione? Andrei a comprarti dei neuroni. Ma si possono precomprare. Sì, sì. Preferiresti respirare sott'acqua oppure andare nello spazio? Allora, sono entrambe cose strafighe, perché è un mio sogno andare nello spazio da sempre, che sono piccolo. Complimenti, andresti nello spazio senza di me. Piccolo. Se si può andare entrambi con piacere, entrambi, però per dire se posso andare solo io, tipo un viaggetto alla luna e poi torno, non sarebbe tanto male, secondo senza me. Senza di me. Da solo. Quindi andresti da solo senza di me, saresti sì. Senza di me. No, sto scherzando, ovviamente... Ma perché dici ogni volta stai scherzando? Non ok, niente più scherzi, allora facciamo che respirare sott'acqua, perché nello spazio ci vado, figata, poi torno. Invece andare lì volta sott'acqua, respirare, cioè... Vorrei vivere praticamente in acqua, cioè. Quindi vivresti senza di me, perché io non potrei respirare sott'acqua. E tu cosa preferisti? Ma andiamo avanti, dai. Come andiamo avanti? Devi rispondere, Wither se lo vogliono sapere. Preferirei avere la Wither House tutta per me. Ma senza non era di tua. Te. Non era tua l'opportunità. Te. Sì, e l'opportunità è respirare da sola nella Wither House. Quindi solo io posso respirare l'aria della Wither House. Ok, ok, andiamo avanti. Aspetta, però. Non mi sta piacendo questa bella. Ma a te non piace niente. Eh no, tu serio, cioè è simpatico tipo che ogni tanto facciamo che dico una cosa ci no, ma che dici. Però, cioè, pare veramente pesante come cosa, vuoi fare un video soft, non che pare che stiamo litigando. Preferiresti avere un figlio presto oppure rimanere single per sempre? Presto significa che sei giovanissimo ed hai un figlio e te lo devi gestire tutto tu praticamente. Invece rimanere single per sempre vuol dire non fidanzarti mai. Rispondi prima perché io devo pensare bene, voglio riflettere per evitare di essere picchiato. No, perché altrimenti mi copi la risposta. Effettivamente Lisa è troppo smart, ha sgamato qual era la mia tattica. Ok, allora è veramente difficile, però boh, a sto punto un figlio presto, almeno un po' in fidanza, non lo devo crescere da solo, qualche sostegno. Quindi il tuo figlio crescerebbe malissimo. Ma perché? Non per forza. È perché lo istrisci tu, lo cresci tu, cioè ci rendiamo conto. Allora, wow, diventa il migliore del mondo. Lag. Wow, ma lo sarei troppo mamma bravo. Mamma mia, no, bravissimo. No, no, allora cioè figlio, tu gli figlio. Dai l'eredità di dei neuronini piccolini. Così, vabbè, non devi per forza prendere tutto da me. Sì, perché immagino che la madre non sarà molto più intelligente di te. Dici, e chi sarebbe la madre? Billy. Sto scherzando, ovviamente. Tu vuoi scherzare? Io posso scherzare perché io scherzo in maniera simpatica. Tu invece scherzi sempre o con freddure o ad offendermi o ad essere non stupido. È vero, non è vero. Sì, è così. Vabbè, dai, vai avanti. Ah, tu non hai risposto, tu non hai risposto. E ci sta perché non rispondo. E perché? Non l'ho capito. Non mi lasci rispondere. Che vuol dire? Che tu non mi dai spazio per rispondere. Ma tu hai detto rispondi prima tu. Preferiresti
Non lo rispondi. Una ragazza con gli occhi chiari o con gli occhi scuri? Allora, io personalmente preferisco solitamente gli occhi chiari, però anche i tuoi sono bellissimi, quindi... Peccato, cioè... perché tu hai gli occhi scuri. È vero, non sono scurissimi, ma non è chiaro. Scurissimi. E sono bellissimi gli occhi scuri, tra l'altro un altro segno che tu hai dei pessimi gusti, le ragazze con gli occhi scuri sono stupende. Ma non ho detto che sono brutte ragazze gli occhi scuri, anzi, cioè... Però secondo me l'occhio chiaro, non so, qualcosa in più. Beh, allora torna alla tua ex, lei ha gli occhi bellissimi. E che c'entra? Valerio, ma puoi evitare di rispondere in maniera stupida e rispondi bene? Togli un video! No, preferisco gli occhi chiari, non posso dirlo, devi andare gli occhi scuri perché tu li hai scuri. Che c'entro io? Che te ne frega dei miei occhi? Perché sennò te la prendi. Non me la prendo, non sono una bambina, tu sei un bambino. Io sono bambina. Sì, sei un bambino. Mi sembra che te la stai prendendo però ogni singola cosa stai dicendo. Sono un bambino. Vabbè, comunque preferisco gli occhi chiari perché non lo so, se mi hanno qualcosa in più, però ovviamente, cioè, non è che se una tiene gli occhi scuri non mi può piacere, anzi. Mamma mia, se fossi così limitato sarebbe grave. Beh, allora dopo chiami la tua ex e vi mettete d'accordo, ti rifidanzi e tutto a posto, ok? Ma che c'entra? Che c'entra questo? Questa domanda è molto carina. Vai. Preferiresti stare con una ragazza bella oppure intelligente? Quindi se è bella è solo bella, non è intelligente. Se è intelligente ovviamente è solo quello. Ma un attimo una cosa, ma perché le domande sono tutte riferite a me? Non devo rispondere a entrambi? No, perché onestamente penso che le tue risposte mi lasciano molto perplessa, quindi preferisco approfondire qual è il tuo problema e sentire solo le tue risposte. Ma non ho capito questa cosa. Rispondi. Ma io mi rispondo, però rispondi proprio brutto il video e parlo solo io. A me piacciono i ragazzi intelligenti. Allora, io anche ovviamente preferisco le ragazze intelligenti, perché se una ragazza non è intelligente ma è solo bella, cioè alla fine ti piace esteticamente, ma quanto ci vuoi stare? Poco tempo, finisce il desiderio, diciamo, e... Cioè, è finito nel sì, senso. Ma devi considerare che la ragazza intelligente non vuole stare con te, perché ovviamente la ragazza intelligente dopo una certa si rende conto che sei tutto fumo e niente arrosto e quindi lascia. Non è bella, dai, sono invece la ragazza bella sono lo stesso, perché quella è bella e vuole un ragazzo bello accanto. Come l'intelligente vuole un ragazzo vabbè, intelligente. Vabbè, ma se io posso decidere in questo caso. No, perché io penso che quindi tu non puoi nessuna, stare con nessuna delle vita, due. Vabbè. Io penso che, sì. Con una brutta e stupida. Va bene. Sì. Questo devo fare, no? Sì, sì, sì. Tipo quella ragazza che ti ha inviato l'ultima foto su Instagram. Quella. Vabbè, lei non era tanto brutta. Però dice bello, non è carina. Vabbè, non lo so, non la conosco. Però hai visto, cioè, almeno posso sapere una delle due, non per forza nessuno, no? Ma che è sta faccia? Che è sta faccia? No, lui, aspetta, firma un attimo. Se non hai voglia di fare il video, faccio un nuovo. Aspetta, firma, la voglio rifare più tardi il video con altre domande, perché... Cioè, è bruttissimo sto video. È bruttissimo questo video? E tu non stai rispondendo alle domande, ogni cosa che dico mi scrivi addosso. Ma non ti sto scrivendo addosso, io dico no. Semplicemente tu guarda, stai dando delle risposte veramente stupide. Ma non è vero, le faccio... Un po' per essere un po' simpatico, cioè non voglio fare la risposta seria e basta, poi scuccio. Valeria, il problema è che tu sei così di natura, tu non ci puoi fare niente, lo sappiamo tutti, non ci puoi fare niente. Vabbè, ovvio, ormai sono io di sono natura. Abituati al fatto che tu sei un po' stupidino, cioè devi metterti l'anima in pace. Dai, e dire ok, sei, ragazzi, non il cervello. Stai agitando troppo. No, io non mi sto agitando. No, sì, Lu, perché no, tu me ho dato risposte che normali. Che dai sono stupida. Ma non sono stupide, fanno ridere alla fine, cioè non è che devo prendere ogni secondo cosa seriamente. Secondo te io non vorrei che tu fossi intelligente, non vorrei che tu dessi delle risposte intelligenti. Ma facciamo così, ora mi applico la risposta più intelligente del mondo, ogni singola domanda faccio pensare. Ma no, io adesso sono scocciata di farti le domande. Voglio farlo dopo il video. No, io non ti voglio proprio più vedere, cioè ma veramente... Ma che ho fatto, non che ho fatto? Non ti sono più perché veramente ogni cosa ma che dici no, è... Perché no, quelli piatti stamattina, qual è il punto? A parte, vuoi un altro esempio clamoroso che i piatti proprio non si è mancato questa mattina. Questo lo tagli, non dire che... No, no, i video se lo devono sapere, quindi non taglierò niente di tutto ciò. Ma non lo edito io il video? No, lo edito io, il video è ma tu. Questo lo vuoi editare tu? Questo è come se non lo editerò io, perché altrimenti tu togli tutte le parti dove sei... Tu che fai le risposte stupide o che dici cose cretine? La vuoi lasciare proprio questa parte, la vuoi lasciare nel video? Sì, mi piace, sì. Ma rifacciamo tutto il video, a me non mi piace questa venendo. Ma tu non hai potere decisionale, sei stupido! Non ho potere decisionale. Non ce l'hai! No. Tu non hai potere su niente, ma lui è... Facciamo il viaggio pomeriggio, no, andiamo a fare una passeggiata, non lo so. Vale, però ti sto facendo i video con te.
Dimmi tu quando hai voglia li facciamo, che pure io mi scoccio di fare il video. Perché stai facendo troppe cose che anche mi stanno troppo su. Che ho fatto? Che ho fatto? Dimmelo, cerchiamo di. Lo sai, mi sto parlando con la camera. Posso andare a stoppare la camera e parliamo con camera. Adesso questo è per la camera, quando vengono a galla tutte le realtà. E ormai il video quando viene a galla la verità di questa situazione, questo è per la camera. Di quale situazione? Che stai dicendo? Quale situazione? Della situazione magica. Improvvisamente la situazione non esiste. Ma quale situazione? Non, Luisa, mi stai facendo avere niente. Stoppo un attimo il video, parliamo con calma. Se ti ho fatto la cosa che ti consiglio di parliamo, li devo risolvere. Vedi che ho fatto? Vale, fai tutto sbagliato, tutto. Non c'era cosa che fai tutta. Guarda anche come sei vestito. Sei vestito malissimo. Hai dei capelli orrendi. Guarda qua, questa maglietta ti sembra una maglietta carina. Ma che gusti hai? Come le scegli le cose? Che vuol dire questo? Ma questo è troppo. Sto tagliando i capelli. Questo colore che ti sei fatto in testa è bruttissimo. Mi hai detto che mi stavano bene. Ma è mentivo, no? Io che mentivo. Cioè, ti stanno veramente malissimo. Sei. Beh, vabbè, so. Sto la camera tu. Non hai il dettaglio, mi sto fa la camera. Persino gli occhi. Ok, troppo. Non voglio più farlo io, mo il video, sto fa la camera. Adesso vorresti anche fare l'offeso, così fai la vista. Ma non vuoi fare l'offeso, Lu, non ho più voglia di fare sto video. Cioè, io voglio fare un video per divertirci, ma così mi stai riempendo di insulti. Ogni cosa è buona per trovare un difetto di me. Io non voglio fare queste cose, cioè, io voglio fare un video per rilassarmi, non per stressarmi, cioè. Sarebbe bello rilassarsi, però è che tutto è impossibile. Ok, allora rifà sto video, io me lo vado. Un altro lavoro in computer che lasci. Ma non voglio farsi lavori fatti così. Quando ti viene la calmata faccio un video, io se non mi fa proprio. Vedi, sei un bambino, uno ti dice un problema e te ne vai. Perché il video stava venendo carino all'inizio, poi ho dovuto rovinare tutto così a caso perché ti gira per qualche motivo che neanche lui niente, perché l'idea che sarebbe un video durante il video, che prima ne parliamo, cerchiamo di capire, devi fare un'antipatica durante il video, cioè non capisco i tuoi ragionamenti. Quello che stai dicendo è inutile, Aria. Vale, dai, sei ancora arrabbiato con me? Non sono arrabbiato di niente, sei tu che stai un po' chiusa. Ma scusami, io ti ho detto le cose vere, come stanno? Continua a riprendere. Cioè, non ti ho detto niente di più semplice della verità, cioè. Se ti brucia la verità, che ti devo dire? Prendo uno scherzo, perché mi stai riprendendo? No, io sto riprendendo perché la tua reazione è stata talmente ridicola che devo riprenderla. Non mi sembra tanto ridicola. Vabbè. Comunque scherzavo. Chi se l'aspettava? Ah, chi se l'aspettava, quindi non si è offeso. No, ti pare, io. No, non si è offesissimo, no? Vabbè, comunque è una sorpresa per te, dato che mi sono comportata veramente male nei tuoi confronti. E adesso te la do. Però prima facciamo la fine del video, perché poi te la dovrò aprire. No, nel voglio mio aprire una profilo sorpresa, di Instagram. Se fine il video. Va bene, allora il video di oggi finisce qui, speriamo mi tantissimo. Mi su comunque. Bene, perfetto. Che a voi sia piaciuto. A me, no. Me ha fatto impazzire, mi sono divertita molto. Il regalo che ti ho fatto ne varrà la pena. Quindi niente, ricordatevi di lasciare un bel mi piace sotto questo video per lo sforzo, perché appunto è stato veramente difficile insultarlo. E niente, ricordatevi che se non siete ancora iscritti al canale è facilissimo, basta cliccare in questo pallino e cliccate sulla felpa di Vale Sporca e anche qui per vedere altri video super super belli. E al prossimo video.